Due bombe carta fatte esplodere a Scafati, entrambe davanti a un negozio di proprietà di Mario Santocchio. Escalation criminale e intimidatoria in chiave politica. In meno di una settimana, due ordigni hanno gravemente danneggiato locali commerciali di proprietà dell'ex consigliere comunale e già presidente del Consorzio Salernitano Trasporto Pubblico. Il negozio colpito la notte scorsa ospita un punto vendita di capi di abbigliamento intimo. È molto noto nella città dell'Agro Nocerino Sarnese e affaccia anche questo sul corso nazionale. La struttura ha subito diversi danni per la deflagrazione dell'ordigno artigianale. Sul posto i carabinieri della scientifica del reparto territoriale di Nocera Inferiore per i rilievi del caso, mentre quelli della tenenza di Scafati coordinano le indagini. La scorsa settimana invece l'esplosione avvenne dinanzi a un negozio sfitto. Santocchio non esitò a definire l'esplosione una vera e propria intimidazione per scoraggiare i cittadini ad interessarsi della cosa pubblica. Saul, l'esercizio commerciale di Corso Nazionale colpito giovedì scorso, era chiuso da 3 anni. Santocchio rimase interdetto dall'accaduto. A Scafati si respira un clima di grande odio sociale e una grande tensione, disse. Il periodo storico che attraversa la città dell'Agro, a dire il vero, è critico. Commissione straordinaria prefettizia a gestire il comune, l'ex sindaco agli arresti, un pesantissimo clima di illegalità. Per questi motivi l'avvocato legò l'attentato al suo ruolo politico. Individuano in chi ha fatto opposizione, dichiarò, la causa di tutti i mali. In attesa che si faccia luce sui due gesti, nessuna pista viene comunque esclusa dagli inquirenti, in città cresce la paura e lo sdegno. Sui social molte le richieste di una maggiore sicurezza. Da tempo ormai Scafati è preda di atti di vandalismo e criminalità e la prossima volta qualcuno potrebbe ferirsi. Giustifico che è una cosa proprio inammissibile, andiamo proprio contro senso, no? Quindi si vede che c'è molto malavitoso, molto malavitoso. Sento più sicura, veramente, perché ogni tanto sempre sono fatte queste bombe, bombe, bombe. Non c'è tanta sicurezza più qui a Scafati, Cosa non c'è. vorrebbe dire? Certamente non ci sentiamo sicuri. Vedete cosa là? Noi abbiamo sempre chiesto che ci doveva essere un potenziamento del commissariato, dei carabinieri qua a Scafati, perché questa è una situazione che sono già 10 anni che sono arrivate queste persone che ci stanno qui a Scafati, cosa là, di quelle che si legge sui giornali, cosa là. Perciò sono 10 anni che c'è questa situazione. Cosa chiedete voi? Abbiamo chiesto più potenziamento delle forze dell'ordine.